Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi come tua cara figlia nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti la grazia più grande che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini per farmi comprendere che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Mia cara Madre addolorata, oggi più che mai sento l'irresistibile bisogno di starmi a te vicina. No, non mi sposterò dal tuo fianco per essere spettatrice dei tuoi acerbi dolori e chiederti come figlia la grazia che deponga in me i tuoi dolori e quelli del tuo figlio Gesù ed anche la sua stessa morte, affinché la sua morte e i tuoi dolori mi diano la grazia di farmi morire continuamente la mia volontà e sopra di essa farmi risorgere la vita della volontà divina. Thank you.
Figlia carissima, è proprio questo lo scopo perché amo tanto di farti. Figlia carissima, non mi negare la tua compagnia in tanta mia amarezza. La divinità ha già decretato l'ultimo giorno del mio figlio qua giù. Già un apostolo l'ha tradito, dandolo nelle mani dei giudei per farlo morire. Già il mio caro figlio, dando in eccesso d'amore e non volendo lasciare i suoi figli che con tanto amore venne a cercare sulla terra, si lascia nel sacramento dell'Eucaristia affinché chiunque lo voglia lo possa possedere. Sicché la vita del figlio mio sta per finire e sta per prendere il volo la sua patria celeste. Ah, figlia cara, il fiat divino me lo diede ed io nel fiat divino lo ricevetti. Ed ora nello stesso fiat ne faccio la consegna. Mi si strazia il cuore, mari immensi di dolori mi inondano. Mi sento che la vita mi viene meno per lo spasimo atroce. Ma nulla potevo negare al fiat divino. Anzi, mi sentivo disposta a sacrificarlo con le mie stesse mani, se lo avessi voluto. La forza del volere divino è onnipotente ed io mi sentivo tale fortezza in virtù di esso che mi sarei contentata di morire anziché negare nulla alla divina volontà. Ora, figlia mia, ascoltami. Il mio materno cuore è affogato di pene. Il solo pensare che mi deve morire il mio figlio, il mio Dio, la mia vita, è più che morte per la mamma tua. Eppure so che devo vivere. Che strazio, che squarci profondi si formano nel mio cuore che come spade taglienti me lo passano da parte a parte. Eppure, figlia cara, mi duole il dirlo, ma devo dirtelo. In queste pene, squarci profondi, nelle pene del mio amato figlio, c'era l'anima tua, la tua volontà umana. Che non facendosi dominare da quella di Dio, noi la coprivamo di pene, la imbalsamavamo, la fortificavamo con le nostre pene, affinché si disponesse a ricevere la vita della divina volontà. Ah, se il fiat divino non mi avesse sostenuto e non avesse continuato il suo corso dei mari infiniti di luce, di gioia, di felicità a fianco dei mari dei miei acerbi dolori, io sarei morta tante volte. Per quante pene soffrì il mio caro figlio. Oh, come mi sentii straziare quando l'ultima volta mi si fece vedere pallido, con una mestizia di morte sul volto e con voce tremante, come se volesse dare singhiozzo, mi disse: Mamma, Dio, benedici il tuo figlio e dammi l'ubbidienza di morire. Il mio e il tuo fiat divino mi fece essere concepito, ed il mio e il tuo fiat divino mi deve far morire. Presto, mamma cara, pronunzia il tuo fiat e dimmi, ti benedico e ti do l'ubbidienza di morire crocifisso. Così vuole l'Eterno volere e così voglio anch'io. Figlia mia, che schianto il mio cuore. Eppure dovetti dirlo, perché in noi non esistevano pene forzate, ma tutte volontarie. Quindi, d'ambo le parti, ci benedicemmo e dandoci quello sguardo che non sa distaccarsi più dall'oggetto amato, il caro mio figlio, la dolce mia vita partì ed io, la tua mamma dolente, restai, ma l'occhio dell'anima mia non lo permette mai di vista. Lo seguii nell'orto, nella sua tremenda agonia, ed oh come mi sanguinò il cuore nel vederlo abbandonato da tutti e fin dai suoi più fidi cari apostoli. Figlia mia, l'abbandono delle persone è uno dei dolori più grandi per un cuore umano nelle ore tempestose della vita, specie per il mio figlio che tanto li aveva amati e beneficati e che stava in atto di dare la vita per quegli stessi che già lo avevano abbandonato nelle ore estreme della sua vita, anzi ne erano fuggiti. Che dolore, che dolore! Ed io nel vederlo sudare sangue, agonizzare, agonizzavo insieme, lo sostenevo nelle mie braccia materne. Io ero inseparabile dal figlio mio. Le sue pene si riflettevano nel mio cuore, liquefatto dal dolore e dall'amore.
ed io le sentivo più che se fossero mie. Così lo seguì tutta la notte, non ci fu pena né accusa che mi fecero che non risuonasse nel mio cuore. Ma all'alba del mattino, non potendone più, accompagnata dal discepolo Giovanni, dalla Maddalena e da altre pie donne, lo volli seguire passo passo, da un tribunale all'altro, anche corporalmente. Figlia mia carissima, io sentivo lo scroscio delle battiture che piovevano sul corpo nudo di mio figlio, sentivo le burla, le risa sataniche e i colpi che gli davano sulla testa nell'atto di coronarlo di spine. Lo vidi quando Pilato lo mostrò al popolo sfigurato ed irriconoscibile, sentì assortarmi le orecchie dal crocifiggilo, crocifiggilo. Lo vidi addossarsi la croce sulle spalle, sfinito, affannato. Ed io, non potendo reggere, affrettai il passo per dargli l'ultimo abbraccio e asciugargli il volto tutto bagnato di sangue. Ma che? Per noi non c'era pietà. I soldati crudeli lo strapparono con le fune e lo fecero cadere. Figlia cara, che pena straziante non poter soccorrere in tante pene il mio caro figlio. Perciò ogni pena aprivo un mare di dolore nel mio trafitto cuore. Finalmente lo seguì sul Calvario, dove in mezzo a pene inaudite e contorcimenti orribili fu crocifisso ed innalzato in croce. E solo allora mi fu concesso di starmi ai piedi della croce per ricevere dalle sue labbra morenti il dono di tutti i miei figli ed il diritto e suggello della mia maternità su tutte le creature. E poco dopo, fra spasimi inauditi, spirò. Tutta la natura si vestì di lutto e pianse la morte del suo creatore. Pianse il sole, oscurandosi e ritirandosi inorridito dalla faccia della terra. Pianse la terra, con un forte fremito, squarciandosi in vari punti per il dolore della morte del suo creatore. Tutti piansero, le sepolture con l'aprirsi, i morti con risorgere. Il velo del tempo pianse di dolore con lo squarciarsi. Tutti persero il brio e sentirono terrore e spavento, figlia mia. E la tua mamma stava impietrita dal dolore, aspettandolo nelle mie braccia per chiuderlo nel sepolcro. Ora ascoltami nel mio intenso dolore. Voglio parlarti con le pene del mio figlio dei gravi mali della tua volontà umana. Guardalo nelle mie braccia dolenti come sfigurato. È il vero ritratto dei mali che il volere umano fa alle povere creature. Ed il mio caro figlio vuole soffrire tante pene per rialzare questa volontà caduta nel basso di tutte le miserie. Ed ogni pena di Gesù ed ogni mio dolore la chiamano a risorgere nella volontà divina. Fu tanto il nostro amore che, per mettere al sicuro questa volontà umana, la riempimmo delle nostre pene fino ad affogarla e a chiuderla dentro i mari immensi dei miei dolori e di quelli del mio amato figlio. Perciò in questo giorno di dolori, per la tua madre dolente e tutto per te, per causa tua, dammi per contraccambio nelle mie mani la tua volontà finché la chiuda nelle piaghe sanguinate di Gesù come la più bella vittoria della sua passione e morte e come il trionfo dei miei acerbissimi dolori. Figlioli miei cari, qui innanzi a brani di questo genere si hanno due possibilità. Uno, quella che fece Paolo VI durante una omelia di un giovedì santo, cioè finisce la lettura del Vangelo e si mette seduto e lascia l'omelia al silenzio. Era un episodio drammatico negli anni, fine degli anni 60-70, quindi il giovedì santo si legge il tradimento di Giuda. Era un tempo in cui purtroppo c'era la diserzione in massa di tanti sacerdoti, la famosa talara strappata, vista, fatta vedere da Maria Santissima alle tre fontane, che si andava compiendo. Povero Paolo VI è morto ricolmato anche lui di dolori per tante cose, insomma, per tutto quello che stava vedendo, aggravato dal fatto che si pensava, insomma, che dovesse sorgere allora la primavera che ancora stiamo aspettando della Chiesa, insomma,
Lì all'autunno è succeduto l'inverno anziché arrivare la primavera, noi stiamo ancora immersi in questa realtà. O si fa silenzio oppure si fonde con la divina volontà e si cerca di andare a riprendere qualche passaggio, insomma, perché questi brani sono veramente impressionanti in alcuni passaggi che hanno, no? Il primo, dice Maria, che non esistevano, penso che abbiate notato questo passaggio, no? In loro sofferenze e pene forzate, ma tutto era volontario. Dobbiamo pensarci bene a questa cosa. Per noi purtroppo non è così. Voglio proprio vedere chi volontariamente va a dire fiat su fiat dinanzi all'offerta, la potresti vivere questa pena oppure no? Tanto è vero che il nostro Signore alcune pene invece a noi ce le dà forzate, quantomeno da un punto di vista oggettivo, no? Ti capita un guaio, una tribolazione, un'angoscia, ma per loro non era così, era sempre tutto volontario, ed è perché dovevano riscattare in tutto e per tutto, appunto, rifare completamente la volontà umana, che purtroppo questa è una grande miseria. Io non so voi quanto ci fate attenzione nell'esame di coscienza, no? Cioè, noi abbiamo proprio un principio intrinseco, d'accordo, che non funziona e che continuamente, come dire, fino a quando il Signore non ci libererà in qualche modo, insomma, in questa vita, con l'avvento del regno della Divina Volontà o con la morte, risorge come una lama fenice. Non so se voi ogni tanto si sente il peso di questa cosa, che uno vorrebbe, d'accordo, indirizzarla diversamente, ma sente proprio, come dire, il trascinamento delle funi, d'accordo? Questa difficoltà oggettiva. Ecco. Loro hanno vissuto questo e è drammatico il passaggio, no? Ci furono due fiat per farlo venire sulla terra, perché ha dovuto dire fiat il Verbo e ha dovuto dire fiat la Madonna. Ma per la partenza bisogna fare la stessa cosa, deve dire fiat il Verbo. La preghiera eucaristica 2, gli offrendosi liberamente alla sua passione, quello che disse nel Vangelo di San Giovanni, no? Viene il principe di questo mondo, ma nessuno mi toglie la vita, sono io che la offro da me stesso, perché ho il potere di offrirla e di riprenderla di nuovo. Nessuno avrebbe messo le mani addosso a Gesù se lui non si fosse consegnato e non se le fosse fatte mettere le mani addosso. E a questo ci voleva non solo il consenso di Maria, ma qui vedete che ogni anima poi riceve alcune chicche da nostro Signore, no? Alcune ricevono alcune anime, altre, perché Gesù non dà tutto a tutti, se no, insomma, sarebbe una cosa buona, no? Ma qui dice che non soltanto la Madonna consente, ma Gesù gli chiede l'ubbidienza di andare a morire a colei che tutto avrebbe fatto, d'accordo, pur di non farlo morire, e al tempo stesso ci dice lei: mi sentivo disposto a sacrificarlo con le mie stesse mani se lo avesse voluto, come Abramo con Isacco. Cioè, bisogna immaginare, cioè, queste cose ci fanno comprendere però come, e anche questo se ci facciamo attenti, pensiamo a qualunque cosa che accade nella nostra vita, basta una risoluzione ferma della nostra volontà che si acquieta tutto. Per esempio, c'ho la mia volontà che a un certo punto comincia a mettersi in testa una cosa, che vuole per forza una cosa, non so se vi è mai successo. Può essere anche una stupidaggine, una cosa piccola, media o grande, e tu vedi che ci pensi, ci pensi, ci pensi, ci pensi, no, sta cosa voglio, voglio. Cioè, tu dici, basta. Se Dio lo vuole va bene, se no non va bene e non ci penso più. Prova a farlo.
si fa. È difficile dire poi basta, ma se lo fai, così è. Quando capita una sofferenza, noi stiamo a pensare a tutti i modi possibili, come di vincolarci, come uscirne fuori. Basta. Adesso Dio mi sta chiedendo di soffrire? Soffriamo e basta. Dammi solo la forza di farlo bene. Queste dinamiche le dobbiamo assolutamente comprendere. Io vi dico che mi ci confronto ogni giorno, delle volte mi trovo, dico tranquillamente, come dire, reimprigionato in alcuni labirinti, e non è poi facile riprendere in mano il controllo della situazione, ma queste cose le dobbiamo capire bene. E nella nostra intima preghiera, nel nostro intimo rapporto con la nostra coscienza, dove ci parla il Signore con il nostro cuore, queste cose le dobbiamo tenere presenti. È vero che Dio alcune cose ce le impone, ma la maggioranza delle cose rimangono comunque anche per noi offerte alla nostra libera volontà. Se vuoi, bene, e se non vuoi, Dio prende atto. Prende atto, ma spesso vuoi dire che prende atto non significa sottoscrivere, prende atto, perché non ci forzi. Poi la Madonna dice un'altra cosa meravigliosa: mi sarei contentata di morire anziché negare nulla alla divina volontà. Quindi noi qui dobbiamo interrogarci se, come, quando, perché capite, molte volte noi non sappiamo bene dove si trova la volontà di Dio, dobbiamo continuamente pregarci, ma alcune volte lo sappiamo un po' meglio e altre volte ne siamo quasi sicuri. Ecco, il problema sono la 2 e la 3, perché quando ci accadono quelle cose dobbiamo far lungi da noi l'andare, come dire, a trasgredire la divina volontà con coscienza o peggio con piena coscienza. Questo non bisogna farlo mai. Ecco. Mi sarei contentata di morire anziché negare nulla alla divina volontà. Poi la Madonna dice una cosa a Luisa che la dice anche a noi, dice: mi duole dirlo, ma devo dirtelo. In queste pene squarci profonde, nelle pene del mio amato figlio, c'era l'anima tua, la tua volontà umana che non si fa dominare da quella di Dio. E quindi ha bisogno di essere imbalsamata e fortificata di pene e dolori perché si disponga a ricevere la vita della divina volontà. Questo loro lo hanno fatto. Lo hanno fatto loro per noi, ma guardate che lo fanno anche loro a noi e in noi. Una delle cose che purtroppo non possiamo vedere in questo mondo, ma ci soccorre la fede, qui dobbiamo sempre fare memoria, richiamo: non esiste sofferenza anche minima, anche una tazzina di caffè che ti cade per terra, che non sia un atto d'amore di veramente nulla. Anche quando il diavolo ti tormenta, ti fa i dispetti, fa tutto quello che vuole, tutto quello che vuole non lo fa il diavolo, fa tutto quello che Dio gli permette di fare. Un dispetto del diavolo, noi certamente lo percepiamo come dispetto, ma Dio gli permette di farlo perché quel dispetto ti fa bene, ti serve, se no non glielo permetterebbe di farlo. Ecco, queste cose, ecco perché Gesù insiste tanto negli scritti delle conoscenze, cioè devono diventare proprio, devono scendere, cioè c'è un passo degli scritti dove dice: guarda, tu devi, come quando mangi, mastica bene, ingoia, ecco, poi assimila, inserisci bene il processo della digestione, perché poi quando ci troviamo in atto, diciamo, avvolti da queste cose, noi queste cose le dobbiamo richiamare alla mente, dobbiamo combattere, non possiamo soccombere, non possiamo in quelle situazioni dimenticarci tante cose. Lo dico pure a me, io te lo dico: ma senti un po', ma tu lo stai a dire al mezzo mondo, ma starci con la testa, no? Perché quando le dico ci penso, ci credo, non ho nessun dubbio. Il problema è che quando poi ti trovi in atto,
di avere la prontezza, questo combattimento di richiamare, di combattere da eroe, ecco perché bisogna cercare di trattenere queste cose, di tenerle nel nostro cuore, perché poi possono essere vita e possono essere vita tradotta in atto, no? Certo, per questo è importantissimo anche la meditazione continua, la lettura continua, ma perché in questo mondo i maestri di spirito dicono se vuoi diventare santo devi fare la meditazione tutti i giorni? Perché se abbiamo questa debolezza strutturale, se tu non richiami in continuazione tante cose. Perché Gesù ha parlato per 40 anni della divina volontà? Guardate, sono tanti 40 anni, sono tanti 36 anni, sono proprio tanti, capite? Cioè, dici, ma ne dici uno, poi lo studio, lo imparo a memoria. No. 40 anni di divina volontà, stamattina nella messa abbiamo parlato di Medjugorje, dice, gli oppositori di Medjugorje, la Madonna mi parla per 40 anni. Non c'è niente di strano che parli per 40 anni, purtroppo. Perché ha parlato per 40 anni, ma non è che sia stato così tanto ascoltato. Dice, ripete sempre le stesse cose. E te credo che ripete sempre le stesse cose, ma se nessuno le mette in pratica, che deve fare? Io dico pure da prete, no? Cioè, io pure delle volte mi sento in difficoltà, mi sento pure in imbarazzo, perché siccome c'è sempre un pochettino di diamo poco, dico, ma sta di sempre le stesse cose. Però le devo dire per forza, perché se vedo che non vengono recepite, che faccio? Che dico? Capiamo, no? Quindi per questa nostra, come dire, strutturale infermità, miseria, legata proprio alla vita terrena, al fatto che la vita terrena è fatta così, siamo molto più miseri di quanto pensiamo, c'è bisogno di questa continuazione. Cioè, tu dici, quando eravamo un po' più bambini, tutti quanti noi, ma dice, scusa, ma dice che basterebbe una messa per diventare santo, allora ne faccio una messa. E abbiamo fatto un rosario. Guarda, lo dico proprio bene. Guarda, faccio un rosario, mi metto in ginocchio, ci metto 4 ore, faccio mezz'ora di meditazione al mistero, sto concentratissimo su ogni singola parola delle preghiere. Mi dico questo e poi abbiamo risolto. Giusto, niente da fare. Su questa terra non funziona così, perché siamo proprio legati a questa schiavitù, a questa catena dell'istante presente. Ieri, facciamo un'altra citazione di un'altra riga, ieri sera leggevo un passo del libro di Tenera Amata, bellissimo, dove spiega che noi pensiamo alla morte, ma nella morte l'anima si separa dal cadavere, non dall'organismo integrale. Allora questo rimaneva, questo era uno nostro fisico, ma come? Ma quindi la morte, sì, c'è, ma non è proprio morte morte, dice, perché non c'è la dissoluzione del nostro essere. Lui risponde no. Ma allora forse più che morte bisognerebbe parlare di liberazione. Con la morte sei liberato da questo status, da questa situazione, da questa miseria strutturale che fa parte della nostra condizione terrena e che è causata, lì si legge molto bene in questo libro, dalla presenza del maledetto peccato. Noi non ci rendiamo conto del male prodotto dal peccato, dal cosiddetto peccato del mondo, no? Prima della comunione, ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. I mali prodotti dal peccato che possiamo venire a conoscenza sempre in maniera indiretta, anche tutta quanta la tragedia che abbiamo ascoltato oggi, stamattina, no? Che ha coinvolto Gesù e Maria e tante altre cose. Anche questa è una nostra grande limitazione, perché se noi potessimo vedere le cose con gli occhi del cielo, noi lo vedremmo il male che fa il peccato, ma non lo vediamo qui, purtroppo. È sempre un orizzonte che possiamo fare nostro solo alla luce della fede, purtroppo. E la fede, come diceva San Giovanni della Croce, è una conoscenza oscura, per cui tu dai per buone delle cose di cui non hai nessun tipo di evidenza. Ecco perché la fede è anche un grandissimo sacrificio dell'intelletto e della volontà. Allora, dopo aver dato questa bella notizia, insomma, che ci ha dato tutti noi, insomma, che siamo noi la causa di tutte quante queste sofferenze, la Madonna spiega un'altra cosa, ecco, e questo vale per lei e vale anche per noi, di consolazione anche per noi. Dice, se il Fiat divino non mi avesse sostenuto,
e continuato il suo corso, attenzione, di mari infiniti di luce, di gioia e di felicità, a fianco ai mari dei miei acerbi dolori sarei morta. Quindi c'è questa connotazione strutturale, anche questo l'abbiamo visto tante volte, lo ripetiamo ancora, della vita santa e della vita nella divina volontà ancora di più. Dolori immensissimi e gioie immensissime. Chi segue Gesù e chi segue la divina volontà deve aspettarsi queste due cose. A noi sembrano incompatibili, ma se si comincia a vivere un pochino in questo mondo si fa esperienza di come siano perfettamente compatibili. Sono entrambe compresenti. Ecco, poi un'altra cosa che la Madonna qui si fa conoscere, anche qui questa era un po' più conosciuta anche dalla letteratura geografica e spirituale, è la sua presenza ininterrotta a tutti i dolori del figlio, fino a quando era lontana con l'anima e poi da un certo momento in poi anche con il corpo, quindi inseparabile dal figlio mio. E le sue pene si riflettevano nel mio cuore liquefatto dal dolore e dall'amore, ed io le sentivo più che se fossero mie. Inseparabili. Qualche giorno fa ho intitolato una meditazione Inseparabili, c'era una lettura mariana, ecco, molto bella. Ecco, poi c'è un'altra parentesi, e qui anche chi ne ha fatto l'esperienza può capire qualcosa: l'abbandono delle persone care, particolarmente di quelle beneficate, è una cosa brutta assai, d'accordo? Brutta e dolorosa assai. Questo Gesù l'ha vissuto e la Madonna l'ha vissuta. Io non so se augurarvi di non viverla o se augurarvi di viverla, insomma, perché più pene si conoscono e più pene di Gesù e Maria si partecipano e meglio è. Però insomma questa è abbastanza forte, insomma, è abbastanza significativa, insomma. E io l'abbandono delle persone care, e pensiamo anche che hanno vissuto anche Gesù e la Madonna, questo non lo diremo mai, l'abbandono delle persone care forse può succedere. Quello è impossibile, perché moriremo all'istante, tutti quanti, perché si muore di gioia, molte cose del paradiso non possiamo conoscere perché moriremo di gioia, ma se muore pure di crepacuore, e se poco poco Dio ci facesse sentire l'esperienza dell'abbandono, noi moriremmo all'istante di dolore, non ci sarebbe proprio l'abbandono di Dio, l'abbandono del Padre. E questo sia Gesù che la Madonna, anche questo hanno conosciuto e hanno vissuto. Terribile. Ecco. Poi c'è tutta quanta la descrizione che la Madonna ha fatto dei dolori del figlio, dei momenti della passione, del fatto che fu loro impedito, anche con piedi della madre, anche di fare quel gesto, diciamo, che poi gli avrebbe fatto non lei, ma la Veronica. Anche questo ha dovuto accettare e sopportare, insomma, di impedirle di dare un abbraccio, di fare quel piccolo gesto, insomma, di pietà nei confronti del figlio. Impressionante. E poi racconta, questo è un eco degli Evangeli, il lutto. Anche qui, cioè, gli evangelisti raccontano i particolari, no? Il sole si oscura, ci stanno i terremoti, i morti risorgono, il velo del Tempio si squarcia. Queste sono tutte cose scritte dai Vangeli, quindi di cui la Madonna si fa eco. Ecco, vedete anche qui, cosa erano quelle cose? Cioè, pensiamo anche a chi stava presente, no? Cioè, l'attribuire questi fatti come conseguenza della morte di Gesù, quindi c'è la creazione che si inorridisce e quindi il sole si oscura, la terra che dice ma che avete fatto, e quindi boom, un botto del terremoto, il velo del Tempio, cioè il luogo custodivo, tutta quanta la tradizione antica. Attenzione che nel Tempio di Gerusalemme veramente ci ha abitato la gloria di Dio, perché il popolo dell'antica alleanza era il popolo dell'antica alleanza, era il popolo di Dio, era il popolo di Yahweh, capite? Ma il velo del Tempio che si squarcia è una cosa. Ricordate che nella passione di Mel Gibson, quando vedono il Tempio che si squarcia, tutti quanti i farisei, tutti quanti i capi, cominciano a piangere, perché loro capiscono
d'accordo? Quindi ci arrivano, no? E ecco, e poi la Madonna poi chiude con una nuova riflessione che fa pensare di nuovo tutti noi. Ascoltami nel mio intenso dolore, perché voglio parlarti con le pene del mio figlio dei gravi mali della tua volontà umana. E quindi il Cristo morto, quindi morto e ucciso e irriconoscibile, quindi orribile, deposto nelle braccia della Madonna, è il ritratto dei mali che il volere umano fa alle povere creature. Anche questa è una cosa che ce la dobbiamo mettere, come dice il buon Papa Francesco, bene in testa. Quindi vedere, questo è un pensiero che già caratterizzava alcuni santi, no? Quando tu vedi Gesù sfigurato nelle pene della passione, quello è uno specchio per te, è il tuo specchio, perché tu sei come lui a causa dei tuoi peccati e a causa della tua volontà umana uguale, cioè lui ha assunto esteriormente l'immagine di quello che tu sei. Io adesso non sono un mostro sfigurato, insomma, non sono una bellezza energetica, però insomma ho delle fattezze più o meno normali, cioè chi mi vede non dice mamma mia questo è peggio di un lebbroso, ma che ci sta dentro? Che ci portiamo dentro? Noi questo non lo sappiamo. Gesù ha fatto vedere fuori quello che c'è dentro, il vero ritratto dei mali che il volere umano fa alle povere creature. Ed ogni pena di Gesù ed ogni mio dolore la chiamano a risorgere nella volontà divina. Questa volontà caduta nel basso di tutte le miserie. Sto a trovare un sistema, insomma, per fermarla e per addomesticarla. Ecco perché anche il rinnovare le nostre offerte, fare il possibile, cioè mettercela tutta, perché questa è un'operazione che non si fa dall'oggi al domani, lo sappiamo, l'abbiamo visto tante volte, quindi domare la propria volontà umana, perché a chi gli piacciono i cavalli, insomma, i cavalli prima che si domano, io sono molto ammirato dalle persone che sono capaci a domare i cavalli, perché tipo, se io domassi la mia volontà, quello non è capace a domare il cavallo, insomma, no? Ma anche un cavallo domato, dove stare a te, perché il cavallo domato si è domato. Ma quando ci stai sopra, sì, devi starci con la testa, perché ogni tanto gli viene 5 minuti, con tutto che ha domato, e se non ci stai con la testa, ti sbatte per terra. Quindi proprio, guardate, è una perfetta immagine della volontà umana. Se non la domi, e guardate che la stragrande maggioranza degli esseri umani non è domato, è un pazzo, cioè, come detto, la scheggia è impazzita, cioè, è una congerie di macerie, cioè, avete visto qualche scenetta, forse in qualche film, come fanno i cavalli mentre i toghi cominciano, zompano, si cosano, si inclavano, si impennano, cioè, capite? È difficile arrivare a farlo stare buono. Allora, ed è una cosa che non si fa con un giorno, adesso non sono un tecnico, non sono un esperto, ma sicuramente ci vuole del tempo, quanto ci vuole? Settimane, mesi, forse mesi per domare bene un cavallo, ci vorranno, no? Quindi noi dobbiamo essere consapevoli di questa cosa. E quindi, dice, sapete, l'altro giorno il Papa ha detto che Gesù non è mandrake, speriamo che sia una cosa che sia ben compresa, sono espressioni, per la verità, insomma, io ci sento un pochino vicino, perché anche io ogni tanto uso qualche espressione un po' che deve essere ben compresa, no? Ma mandrake nel senso che dice, non è che tu la loggia domani c'avrai il tuo cavalluccio domato, perché se Dio se volesse lo potrebbe fare, capito? Cioè dartelo istantaneamente, ma non lo fa. Perché non sarebbe educativo, d'accordo, nei nostri confronti, capite, fare la bacchetta magica. Il sogno io la chiamo la bacchetta magica, quello chiamato mandrake, la stessa cosa, no? Il sogno, chi di voi non ce l'alzi la mano, ce l'ho pure io, cioè, a tutti quanti noi ci piacerebbe che il nostro sogno fosse una bella cosa e basta. Cioè, ma questo perché? Neanche perché lo vorresti così? Perché non ti vada tribolare, non ti vada metterci il tuo, non ti vada faticare, capite? Come quando uno diventa obeso, c'è una panza che non finisce mai, avete visto questo, cioè, tutti quanti i siti internet dicono 12 kg con una settimana, prendi la pasticchina miracolosa, tutti si vanno a comprare. E poi ci stanno alcuni commenti sotto, dice, oh, ma se poi ti paghi di metà dieta e ti hanno a fare allenamento, ti sputa sangue un sacco di tempo al giorno, quindi se, che capite, e è così,
capito? Perché non c'è sta la pasticchina che se è diventata una balena, è meglio che non ci diventi, se no devi mettere in croce, devi mettere, d'accordo? Non c'è sta la pasticchina, questa non ce l'ha da manco nostro Signore, ecco perché questo è un cammino, un percorso, un processo, e ecco perché insomma la vita cristiana è impegnativa perché ci chiede questa costanza e questa perseveranza, senza la quale purtroppo non caviamo i ragni dal buco, non bisogna scoraggiarsi. Quindi quando poi si vedono ricadute, cose di questo genere, non ti fai una depressione. Cioè la confessione, umilmente ricorre alla confessione, non dobbiamo neanche essere troppo cattivi nel giudicare noi stessi, troppo severi, perché noi non sappiamo, chi di voi sa bene quello che ci frulla bene dentro la nostra testa? Io non so mica tanto bene, cioè qualcosa insomma, no? Però tutto quello che si muove dentro di noi, anche la conoscenza della nostra anima, non ce l'abbiamo mica adeguata. A noi tante volte ci piacerebbe capire bene che cosa frulla nella capoccia di chi ci sta intorno, che non lo possiamo mai sapere, perché nessuno di noi conosce bene un'altra persona, perché noi non conosciamo questo. Dio è il garante della privacy, in senso assoluto, capite? Cioè, i pensieri, stiamo tranquilli che i pensieri non te li può conoscere nessuno, manco il diavolo, anche se lui è abbastanza bravo nello sgamarli facilmente, d'accordo? Ma la conoscenza certissima di un pensiero nascosto e non comunicato, dice San Tommaso, non ce la voleva neanche un diavolo, quindi insomma, che sarebbe insomma già tanto, sicuramente non gli altri esseri umani, però quindi Dio ha questa forma grande di tutela, ma noi non conosciamo bene neanche noi stessi, e quindi quando vediamo qualche defaianza, qualche ritardo, qualche cosa, non c'è mai scoraggiarsi, scoraggiamento non è mai una cosa che viene da Dio. Esiste il sacramento della confessione, chi vuole, si sforza di vivere nella divina volontà, non andrà, si spera, a confessare peccati grossolani, ma porterà proprio tutte quante quelle miserie che quotidianamente risponde, riscontra, e quanto più umilmente ce le porta e quante maggiori mazzate dà alla volontà umana, perché capite, la confessione fatta bene è una bella mazzata al nostro io, che è l'altro nome, diciamo così, della volontà umana. Se uno non capisce la volontà umana, si guarda che la volontà umana si vuole dare un altro nome, chiamalo egoismo, chiamalo il tuo io, chiamalo superbi, chiamalo come ti pare, d'accordo? Tanto, cambiando l'ordine dei fattori, il risultato non cambia. E questo piano piano deve essere oggetto di questi colpi che Gesù e Maria hanno dato con i loro dolori, e noi ci diamo con il nostro paziente e quotidiano cammino di santificazione e di conversione. Mamma dolente, le tue parole mi feriscono il cuore e mi sento morire nel sentire che è stata la mia volontà ribelle che ti ho fatto tanto soffrire. Perciò ti prego che la chiuda nelle piaghe di Gesù per vivere delle sue pene e dei tuoi acerbi dolori. Le piaghe di Gesù e i dolori della mamma mia mi diano la grazia di far risorgere la volontà mia nella volontà di Dio. Il Signore sia con voi. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore, andate in pace.